Giovedì sera in diretta su Più3 Fantacalcio, amici fantallenatori, ci siamo perché domani si comincia con la Serie A, turno logicamente che si apre con la partita tra Parma e Genoa, ma stasera iniziano i consigli per voi, perché c'è l'appuntamento con Mondo Primavera e quindi si parla di giovani, si parla di fantacalcio, si parla della nostra top 10 che ormai è diventata un'abitudine del giovedì sera e di conseguenza, visto che si parla di giovani, non potrà mancare neppure Simone di Mondo Primavera che attendiamo di vedere in diretta con noi per aggiungerlo alla classica diretta del giovedì. Io sono Pietro Razzini, ormai mi conoscete tutti, sono uno dei vostri amici del mondo del fantacalcio e di conseguenza se avete dei... Fino a domani alle 20:45 quando si comincerà con Parma Genoa sono a vostra disposizione. Vi ricordo che domani ci sarà la direttissima con i consigli alle 18:30, ma stasera si parla di giovani con Simone di Mondo Primavera. Ciao Simo! Ciao Pietro, tutto bene? Luci psichedeliche stasera. Sei in discoteca? Non, magari, Magari. magari. No, diciamo che non so come mai c'è questo effetto disco. Mi piace perché torno un po' indietro negli anni, mi diverte sta cosa. Ebbene, sì, te tutto bene? Sì, tutto bene, sempre più pallido, come vedi, ottima cosa. E di conseguenza, ci diamo al fantacalcio nella speranza di riuscire a raggiungere i risultati. Tu saprai bene, va bene, nel nostro fantacalcio siamo all'inizio della Coppa, ma nell'altro fantacalcio me la sto giocando veramente per andare a vincere, nonostante, ripeto, non abbia la formazione migliore. E tra questa giornata e la prossima chiudiamo, quindi incrocio le dita e speriamo di arrivare al risultato massimo possibile. Quanti amici che si stanno aggiungendo? Ciao a tutti, grazie di essere con noi. Ciao a tutti, e vedo anche un sacco di gente, sì, che sta entrando. Speriamo anche in tantissime domande, come era stato nelle ultime volte, anche su magari il campionato primavera, visto che sta entrando nel vivo anche il campionato primavera. Siamo al giro di boa nel primavera 1 e anche nel primavera 2, insomma, abbiamo già oltrepassato le prime 2 giornate del girone di ritorno, quindi insomma c'è la possibilità di parlare di tanti giovani talenti, insomma, anche Arrivano, per... arrivano le domande, arrivano i saluti di Francesco Spido 84, di Jacopo Pulusella, che ringraziamo di essere con noi ovviamente, gli ricordiamo di non abbandonarci perché abbiamo la nostra top 10 e quindi racconteremo anche tanto dei giovani che sono presenti in Serie A. E c'è già Maggio che ci fa una domandona sull'attacco a cui noi non possiamo esimerci da non rispondere. Lui ci chiede tra Ribéry, Llorente, Dzeko e Nzola che è in forte dubbio per la partita dello Spezia contro il Cagliari, chi metteremmo solo uno tra questi tre fondamentalmente, più che quattro? Fiorentina contro il Milan, giusto? Fiorentina-Milan, Udinese-Lazio, quindi Llorente contro e poi big match della domenica sera tra Roma e Napoli con Dzeko che potrebbe anche partire dal primo minuto perché stasera contro lo Shakhtar Donetsk c'è Majoral dal primo minuto, quindi in un ipotetico turnover C'è potrebbe Majoral. esserci Dzeko. Sai che non ti ho E sentito? dovesse giocare titolare, mi senti? Perfetto. Sì, adesso sì. Se dovesse giocare titolare, sceglierei Dzeko tra i tre. Toto Nzola è quello che schiererei io, ecco. Ci sta assolutamente come scelta. Il bello della nostra chiacchierata del giovedì sera è che possiamo passare così dal fantacalcio ai giovani, al mondo del primavera, alla Serie A. E infatti c'è Leonardo Bartolini che ci chiede, riguardante il campionato primavera 1, quali sono le squadre che secondo te hanno più chance per arrivare ai playoff? Per arrivare ai playoff sono diverse le squadre in lotta. È un bel campionato quest'anno, bello avvincente. Anche Atalanta e Cagliari, che erano partite malino a inizio stagione, si stanno riprendendo e stanno tornando sotto. Adesso si trovano tipo a 3 punti e 4 punti da Juventus, che è quarta in classifica, e a pochi punti di più dalla Sampdoria, che è terza. Al momento le prime due sono Roma e Inter, quindi sono le due che hanno l'accesso diretto alla fase finale, e dai playoff, dalla terza in giù, insomma, c'è una bella bagarre, perché considera dalla Sampdoria al Cagliari sono 7 punti, quindi recuperabili, visto che comunque, come dicevo, siamo
al giro di boa e inizierà il girone di ritorno appunto in questo weekend. Quindi insomma ci sono altre 15 partite, c'è ancora tutto un campionato da giocare e c'è veramente la possibilità di vedere anche delle sorprese. Io spero anche di vedere un paio di sorprese come la Sampdoria, perché è una squadra veramente che sta facendo molto bene. E anche la Spal la vedo, è una squadra che nelle ultime partite è andata un po' incalando, però mi aspetto e spero di vedere un po' di sorprese in questi playoff, insomma, anche per vedere un po' di squadre nuove in queste fasi finali. Intanto, mentre noi salutiamo Giacomo Corona, che ci segue sempre ed è un piacere, insomma, averlo con noi, vado a recuperare la domanda di Cavalier71, che fa una domanda a proposito della Coppa Italia di Primavera. E lui ci chiede: chi gioca in casa in Coppa Italia di Primavera? Grazie. Allora, dovrebbero fare la semifinale, credo secca, però non ne sono sicuro, non ne sono sicurissimo, perché se fanno andata e ritorno comunque non cambia il discorso campo, nel senso che giocheranno in casa e trasferta. E non sono sicuro però sul discorso se sia secco o meno, perché col fatto che c'è stata questa interruzione con il Covid, mi sfugge un po' questo particolare del regolamento. Però per il momento gli accoppiamenti sono Fiorentina-Genoa e Hellas-Verona-Lazio, quindi, e si giocheranno ad aprile. Quindi devo solo ricordarmi questo fatto se è partita secco o meno, ma che al momento mi sfugge. Io sono andato a curiosare su Google, niente di ufficiale da parte della Lega, e c'è scritto che le semifinali, ancora da definire, però sicuramente ne sai di più tu, si giocheranno il 14 di aprile e non c'è come data una data di ritorno, quindi mi immagino che possa essere partita secca o Può sbaglieranno. essere di sì, allora sì. Se è partita secca, dovrebbero giocare in casa o fanno il sorteggio comunque nei prossimi giorni. Però sì, giocheranno il 14 di aprile, quindi Lo la data quella la scopriremo, sapevo. lo scopriremo, lo scopriremo prossimamente. Jacopo Polusella ci riporta ad una delle favorite, forse, credo, per la vittoria finale, forse non la favorita, comunque una delle favorite, cioè l'Inter Primavera. Quali sono, secondo te, i calciatori che si stanno distinguendo in questa annata dell'Inter? Intanto saluto Zio Liga, che ogni tanto ci scrive anche in privato. Allora, l'Inter è una buonissima squadra, è una delle favorite chiaramente, anche se, come dicevo anche altre volte, la Roma la vedo un passo avanti a tutte. Però l'Inter è una bella squadra, abbiamo citato tante volte Stankovic, il portiere, che è già al suo secondo anno di primavera e sta facendo molto bene. Mi piace molto Moretti come esterno e come difensore. Mi piace Casadei, centrocampo che sta crescendo tantissimo, è un 2003 e secondo me sta crescendo veramente molto bene e può davvero fare il salto magari nella prossima stagione. Un altro ragazzo che è fortissimo e probabilmente lo conoscono in tanti, Oristanio, ha fatto anche il mondiale con l'Under 17 giusto 2 anni fa, la squadra con Esposito, Gnonto, insomma era quella Sì. squadra che era arrivata avanti. E poi in attacco comunque l'Inter ha fatto un investimento su Satriano, è un attaccante comunque con un gran fisico, ha fatto fatica un po' all'inizio a farsi vedere e a trovare il gol, però poi si è sbloccato e qualche partita nel 2021 comunque ha trovato il gol. È un attaccante molto fisico, uruguaiano come dicevo, e anche lui ha un bel prospetto, insomma, perché l'Inter ci ha investito un po' di soldi, ecco, su di lui. Però comunque l'Inter sono diversi ragazzi, non sono solo questi, ne ho citati solo alcuni, ma ne potrei dire anche altri, ecco. Intanto ne hai già citati tanti e quindi avere un'intelaiatura di questo tipo sicuramente non è cosa da poco. Dalla primavera alla Serie A per Michael Cecchini che ci dice: uno, un solo difensore tra Augello e Ansaldi che giocano l'un contro l'altro in Sampdoria Torino e a questo aggiungiamo anche Rezza che gioca in casa contro il Bologna. Io sono un appassionato di esterni e quindi qua vado a nozze con questi tre. Ma ne deve scegliere uno? Solo uno ne deve scegliere. Allora, io dico per come sta giocando e per come sta andando, Augello lo metterei.
Eh sì. Perché comunque sta facendo molto bene, assist, sta facendo veramente una gran stagione. E quindi metterei Augello. E invece a centrocampo tra Castrovilli contro il Milan, Yankto contro il Torino, Veloso contro l'Atalanta e Viola contro la Juventus, quindi non sono partite facilissime che hanno davanti. Tu su chi andresti? Forse Yankto? Faresti doppietta con i Sampdoriani, Augello e Sempre Yankto? uno? E in questo caso due, ho sbagliato io, due. Io andrei su Castrovilli Yanto. Castrovilli Yankto, un po' per le partite, Fiorentina-Milan, dopo la Coppa magari può riservare delle sorprese. Esatto. Il motivo è sostanzialmente quello. E poi Yanto, comunque stando a Torino, penso che sia una partita molto più abbordabile rispetto a Atalanta per l'Hellas e Juventus per E il Juventus per il Benevento. Benevento, sì. Intanto Johnny viene in nostro soccorso e come avevi anticipato tu, comunque dice che dovrebbero essere, così aveva letto, partita secca per le partite di semifinale di Coppa Italia. Rezza infortunato, ci ricorda Giuseppe Bozze, quindi lo togliamo dall'elenco dei giocatori a disposizione del nostro amico. Intanto Jacopo ci dà anche dei nominativi come quello di Matias Fonseca Junior e Bonfanti per la primavera dell'Inter e ti chiedo un giudizio anche su questi calciatori. Sì, Fonseca comunque anche lui sono già un paio d'anni che gioca nella primavera, forse anche tre, forse questo è il terzo, se non sbaglio, con la primavera dell'Inter. Lui è figlio d'arte, figlio di Fonseca, che sicuramente tu avrai visto più di Daniel Fonseca, me. grandissimo, ne ha fatti Esatto. 5 in una sola partita di Coppa UEFA lui nella sua carriera col Napoli, se non ricordo male. Quindi lui sicuramente l'hai visto più di me giocare, quindi te lo Eh ricorderai sì. sicuramente meglio rispetto magari al figlio, però sì, è un bel prospetto anche lui. Ha avuto qualche problema in questa stagione, qualche problema fisico, insomma, che lo ha tenuto un po' fuori, però anche lui è un bel prospetto. E Bonfanti, anche lui, un attaccante, anche lui giovanissimo, e tra l'altro ha fatto gol una settimana fa, in gol vittoria contro il Bologna, un gol importante perché comunque ha vinto 1-0 a Bologna, un campo non facilissimo, e quindi insomma è un attaccante anche lui molto 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 che nel futuro può comunque essere interessante per l'Inter, ecco. Quindi si può rischiare anche un bel turnover perché mi sembra che ce ne siano insomma di calciatori su cui lavorare all'interno della rosa dei nerazzurri. Sì, come squadra, come dicevo prima, è una squadra secondo me costruita molto bene. Poi sono ragazzi che alcuni magari giocano insieme anche da tanti anni. C'è anche il fratello di Di Marco sulla sinistra come terzino che si alterna spesso, però comunque anche lui gioca e fa le sue partite. È veramente un'ottima squadra e ci sono dei giocatori che secondo me l'anno prossimo, tra prestiti o altre cose, comunque il salto tra i professionisti lo faranno. Ha fatto il salto tra i professionisti e credo che sia proprio Scuola Inter il numero 10 del nostra top 10, perché credo che sia giunto il momento a 10 minuti dalla fine della nostra diretta di iniziare a parlare della nostra top 10. Parliamo di Zappa, dicevamo Scuola Inter è stato uno dei giocatori di cui abbiamo parlato di più obiettivamente in queste settimane perché ci è sempre piaciuto. Il momento di calo di Zappa e l'arrivo di Semplici in qualche modo l'hanno relegato nella parte bassa della nostra classifica settimanale. Sì, la settimana scorsa, tra l'altro, nella sfida contro la Juventus ha fornito anche l'assist, per il gol di Simeone. E potrebbe partire dalla panchina, visto il rientro di Lico Giannis e quindi lo spostamento a destra di Nandez, preferisce magari far giocare un giocatore con un po' più di esperienza, visto anche il momento del Cagliari e il fatto che deve fare punti, diciamo, a tutti i costi, visto la posizione anche di classifica e viste le vittorie ultime di Parma e Torino. Quindi magari cerca di affidarsi un po' più all'esperienza, ma credo che comunque anche a partita in corso uno come Zappa possa dire la sua. Ha tanta corsa, qualità, l'abbiamo visto da inizio stagione, comunque anche nelle partite più complicate ha sempre fatto la sua parte, quindi è un giocatore che a me piace tantissimo e avrà comunque lo spazio che merita fino alla fine della stagione e magari anche la prossima, di restare in Serie A.
da scuola Inter a scuola Milan per un centrocampista che questa seconda parte di stagione sta facendo fatica, un po' credo per la tipologia di prestito, diciamo, con cui è andato a giocare a Spezia, cioè un prestito secco che porta la società ligure magari a dar più visibilità a dei giocatori della propria cantera, come può essere Maggiore. Però intanto non c'è Estevez che ha il Covid e chissà Pobega cosa potrebbe fare. Esatto, anche lui è in ballottaggio, come hai detto benissimo tu, è un giocatore che ultimamente non sta giocando tantissimo, anzi, è molto più in panchina che in campo nelle ultime partite. Un po' è stato anche il fatto che è stato infortunato, un po' anche lui ha avuto qualche acciacco, quindi magari, non ha vissuto il miglior momento di forma in quest'ultimo periodo. Io francamente lo farei giocare perché, come ho detto tante volte, è un giocatore che mi piace tantissimo, è un centrocampista che ha fisico, che ha qualità, sa inserirsi e quindi lo vedrai titolare. Insomma, il centrocampo dello Spezia è un bel centrocampo con Ricci, Maggiore e Pobega, però poi dopo, chiaramente negli allenamenti italiano li vede molto di più e comunque fa le scelte che merita più opportune in base anche al tipo di partita. Comunque cambia spesso italiano, quindi non è un Vero. allenatore che si affida sempre a quell'11, quindi ogni partita abbiamo visto che varia, quindi potrebbe giocare lui come potrebbe giocare Leo Sena, però comunque a partita in corso potrebbe entrare. È notizia di oggi e credo che abbia fatto anche tanto rumore il fatto che la partita tra Inter e Sassuolo verrà rimandata. Ciò nonostante, è bello e piacevole parlare dei giovani talenti presenti nel Sassuolo. In particolare, noi ci vorremmo soffermare su Traoré. Perché? Perché credo che dopo la partita contro il Torino, in cui non è andata benissimo al Sassuolo, qualche cambio l'avrebbe fatto De Zerbi. Sì, poi veniva anche dal gol contro l'Hellas Verona del weekend, insomma, del weekend scorso. Quindi è un giocatore che anche lui, o titolare o partita in corso, comunque può dar fastidio, può essere una spina nel fianco perché gioca trequartista, è bravo a giocare tra le linee, può giocare anche più arretrato, quindi anche più centrocampista, magari mezzala o anche mediano, ha visione di gioco, riesce a mandarti in porta. Quindi anche lui è un ragazzo che a me piace tantissimo, l'ho seguito e l'abbiamo seguito per tantissimo tempo e considera che nell'Empoli quando era nella primavera giocava mediano, Sì. quindi poi è stato un po' rivista la sua posizione, è stato un po' avanzato e adesso con De Zerbi lo vede molto di più come trequartista, quindi dietro la punta e E secondo intanto, me... sì, scusami, non t'ho lasciato finire. Riesce, no, no, beh, stavo finendo. Riesce comunque a dirla sua anche in quella posizione. Un saluto anche a Dario Sprivieri di Pianeta Fanta, lo ringraziamo perché grazie a Pianeta Fanta noi riusciamo nei momenti in cui non c'è il grande fantacalcio di Serie A a farvi giocare con il fantacalcio dei sogni e quindi è anche grazie a questa partnership tra Più3Mondo e Pianeta Fanta che riusciamo a far divertire gli amici che sono privati del fantacalcio. Parlando comunque sempre di giovani e della partita che non si giocherà tra Inter e Sassuolo, è bello anche parlare di Bastoni. Prima dicevi di Traoré che ha cambiato posizione. Bastoni ha sempre giocato centrale, anche se la difesa 3 per lui non era proprio così abituale come poteva essere precedentemente il ruolo di centrale. Esatto, lui è partito sempre da centrale, poi diciamo che un po' con l'esordio all'Atalanta, con Gasperini, che era entrato e aveva giocato qualche partita titolare ed era stato messo come terzo centrale di sinistra, visto comunque il suo piede mancino. E anche a Parma comunque lui ha giocato nei due e mezzo, quindi sì, la difesa 3 diciamo che non era proprio il suo, però è un giocatore giovane appunto che ha saputo adattarsi subito, comunque anche alle direttive del tecnico e comunque adattarsi a una squadra comunque con esperienze di un certo livello e non era di certo scontato, ecco. Vero. Quindi anche lui è un ragazzo che è cresciuto tantissimo e sta facendo veramente molto bene, anzi dal campo probabilmente dopo le prime partite dove ha avuto il Covid e quindi è stato fuori, non l'ha più lasciato il campo, ha sempre giocato, quindi anche questa è una dimostrazione, no?
Vero, verissimo. Nel momento in cui Gasperini ha avuto qualche difficoltà sugli esterni, qualche infortunio per Gossens, Piccoli, vero, si chiamava l'ex esterno, no, non mi ricordo come si chiama, Piccini. Piccini, che se n'è andato dall'Atalanta, poi De Paoli, che anche lui ha avuto veramente più flop che top quando vestiva la maglia nerazzurra. Insomma, in tutto questo contesto di esterni che non funzionavano, Gasperini ha tirato fuori il suo coniglio dal cilindro con Ruggeri, che adesso potrebbe ritornare, visto le problematiche muscolari di Gossens. Esatto, proprio per questo abbiamo deciso di inserirlo nella top, perché comunque è un'occasione più unica che rara vedere il fatto che manchi Gosens all'Atalanta e quindi che possa giocare Ruggeri. Quindi anche nelle altre partite in cui ha giocato non mi era dispiaciuto Ruggeri, aveva giocato da titolare contro l'Inter anche all'andata. Quindi perché no? Potrebbe essere un azzardo e una sorpresa anche magari vincente. Vero? Super top, e noi lo mettiamo al quinto posto, anche perché comunque poi quando si va su si arriva verso centrocampisti, attaccanti. Super top però è d'élite, e la partita col Benevento potrebbe essere una partita anche da più tre per lui. Sì. In questa giornata avevo segnato diversi difensori, come hai notato, perché Sì. ogni tanto qualche giornata da difensori c'è, dove ci sono i difensori che segnano, e questa me la vedo un po' come giornata propria di difensori. Quindi ho segnato De Ligt anche per questo. Poi anche lui è un difensore che chiaramente non si discute, in zona gol comunque è sempre pericoloso e sicuramente giocherà titolare contro il Benevento. E diciamo che potrebbe far male alla difesa delle streghe. Delle streghe, esatto. E mentre saluto Emanuele Epifani e lo ringrazio di essere con noi, noi ci spingiamo verso il quarto posto nella nostra top ten. Quarto posto che è occupato da due milanisti. La notizia, una delle notizie degli ultimi giorni, è di Calabria, che non è messo benissimo, non ci sarà nella partita contro la Fiorentina, e quindi Dalot, Salemaker possono essere due nomi veramente utili questa settimana contro la Fiorentina. Allora, diciamo che Calabria probabilmente avrà un mese o più di stop perché ho letto che ha problemi al menisco, Eh sì, quindi da operare. da operare, quindi sicuramente forse anche più di un mese. È un peccato perché stava facendo veramente una gran stagione ed è un ragazzo che anche lui ha fatto fatica all'inizio, forse anche un po' troppo massacrato, tra virgolette, come si dice, però ha sempre saputo, come si dice, sgomitare e uscire poi. Quindi quest'anno è uscito, ha avuto la fiducia del mister, la fiducia della società di continuare e stava facendo veramente una gran stagione. Quindi mi dispiace il fatto che comunque non ci sia per questo finale o comunque per il tempo che sarà fuori. Però allo stesso tempo non mi dispiace neanche Dalot. 99 è un ragazzo che comunque quando ha giocato ha fatto vedere anche lui cose incredibili. Un po' alla Theo Hernandez, no? Un ragazzo che Sì. ha tanta corsa, si inserisce e fa anche gol. Quindi anche lui è uno di quelli che può essere una delle sorprese e da sfruttare il fatto che comunque possa giocare in questo weekend, da sfruttare questa sua cosa. E Salemaker sono messi insieme perché giocheranno sulla stessa fascia e poi perché anche Salemaker è un po' che non segna. Segnato, se non sbaglio, aveva segnato contro non contro il Parma, la partita prima contro il Parma, non mi ricordo, Non mi ricordo l'ultimo gol di Salemaker, io però aveva segnato sinceramente. un gollettino e diciamo che stasera non so se giocherà, non so se sarà titolare, se sono uscite le formazioni, ma non le ho ancora guardate, però sicuramente contro la Fiorentina potrebbe partire titolare, anche lui potrebbe far male, ecco. Mentre ti do il primo nome della nostra top 3, che ricordiamo importantissimo perché i tre prescelti questa settimana da Mondo Primavera saranno quelli che voi potrete scegliere all'interno dei post e delle storie che metteremo sia noi di più tre che sulla pagina Instagram di Mondo Primavera. E cosa succederà nel caso in cui indovinate chi è quello di questi tre, tra questi tre giocatori che ha il miglior punteggio tra bonus, malus e voto in pagella? Allora vincerete gli sconti per andare a prendere i nostri capi più tre. Questa settimana finalmente l'hanno vinto in tre, e quindi noi Finalmente. aspettiamo. Sì, ce l'hanno fatta con la tripletta di Vlahovic.
con la tripletta di Vlahovic abbiamo mandato in cassa Eh sì, abbiamo dato delle belle opportunità a dei nostri amici che sicuramente nelle prossime settimane le sfrutteranno. A te va, prima che parta, insomma, con la top 3, che ti racconti qual è la formazione ufficiale del Milan, che così scopriamo anche se sale Schumacher o no. Vai. Allora, partiamo con Donnarumma e poi quattro difensori con Kalulu, Kier, Tomori e Hernandez. Quindi la scelta per adesso è quella di mettere Kalulu e non Dalot. A centrocampo, Meite che sì, il duo che sta davanti alla difesa. Tre dietro la prima punta, Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic. In attacco, falso 9, Castillejo. È a dir poco incerottato questo Milan. Sì, in una partita fondamentale perché comunque insomma, il Manchester ha dei bei giocatori, adesso non so se hanno ripreso e hanno trovato comunque, sono ritornati i giocatori che sono mancati all'andata, tipo Rashford, ma credo di sì. Rashford c'è, manca Cavani, fortunatamente manca Cavani, c'è Bruno Fernandes, c'è Greenwood, c'è James, insomma, ce ne sono. Lindelof in difesa. Sì. Diciamo che non sarà una partita semplice, ma anche all'andata il Milan era bello incerottato, forse anche di più rispetto a come è stasera, però ha trovato una gran partita, anzi forse l'andata meritava anche più del pareggio per le occasioni avute e per come ha giocato veramente, perché ha giocato veramente una grandissima partita. È arrivato un pareggio che comunque in trasferta male non fa, con un gol male non fa, però chiaramente adesso devi, diciamo, stasera dovrebbe stringere i denti e cercare di replicare una partita fatta all'Old Trafford e cercare di portare a casa la qualificazione, che non è scontata, ecco. Tutt'altro, esatto. Il nostro amico Dani.90 ci porta nella top 3 perché non a caso, anzi a caso, arriva la sua domanda: Damsgaard o Kurtic? E perché dico che è funzionale? Perché il nostro numero 3 di questa settimana in classifica è proprio il Sampdoriano Damsgaard. È proprio Damsgaard, esatto, che anche lui è in ballottaggio, ma è sempre in ballottaggio perché Sì. ormai la Sampdoria abbiamo visto che i ballottaggi nella Sampdoria sono praticamente 10 su 11, Sì. tolto Audero che gioca sempre, il resto diciamo che li ruota spesso Ranieri, però come tanti altri, come Traoré, come anche Zappa, come Bobega, abbiamo detto prima, è un ragazzo Damsgaard che anche a partite in corso può far male. Diverse volte è entrato alla panchina e ha fatto veramente molto bene. La Sampdoria gioca contro il Torino, quindi una partita dove chiaramente sulla carta è favorita più che altro per la posizione delle classifiche, perché il Torino ha giocato anche mercoledì, quindi insomma un po' di fatica l'ha accusata. E quindi vedo un Damsgaard che potrebbe veramente far male al Torino. E in questo modo allora credo che rispondiamo anche a Dani90 Damsgaard nella scelta con Kurtic. Un saluto a Rufina Piras, buonasera e grazie di essere con noi proprio per lo sprint finale perché in seconda posizione abbiamo Mihaila subito in campo domani sera dopo due gol. Adesso vediamo se fa il terzo gol al Genoa. È in un buon momento e quindi va sfruttato, no? Va sfruttato questo suo buon momento, l'abbiamo consigliato anche altre volte e in casa col Genoa può essere anche la sua partita, insomma, viene da due ottime prestazioni, da due gol, il Parma ha ritrovato la vittoria, quindi magari quel morale che mancava e quella sicurezza che mancava alla squadra di D'Aversa dopo le partite comunque pareggiate, dopo essere andati in doppio vantaggio e quindi diciamo che la vittoria con la Roma è stato quel pizzico di morale in più, può essere. Poi vedremo come andrà domani sera, ma Mihaila sicuramente in un ottimo momento giocherà titolare, quindi va sfruttato. Beh, se di Mihaila diciamo ottimo momento, di Vlahovic non possiamo che dire un momento superbo della sua stagione. Arriva da una tripletta. Si è svegliato Vlahovic, si è svegliato e da quando si è svegliato non ha più smesso di segnare. Quindi diciamo che sarà forse, probabilmente da qui alla fine sarà sempre nella nostra top 3 perché è un ragazzo che a me piace tantissimo, infatti nel nostro fantacalcio l'ho preso, anche se è l'unica gioia perché poi per il resto
vabbè, No, intanto portiamoci a casa sta gioia. però intanto portiamoci a casa sta gioia, esattamente questa tripletta schifo non ha fatto. Anche se ti ha dato un 3-3 alla fine. Purtroppo la stagione fantacalcistica è un po' questa. Tripletta di Vlahovic contro tripletta di Di Ronaldo. Ronaldo. E tutti felici e contenti, forse. Io no, però Più o meno, per più o come era meno. iniziata speravo in un epilogo migliore, però dai, diciamo che poteva anche andare peggio, quindi guardiamo il lato positivo della medaglia. Vero, vero, vero. E parlando di epiloghi, no, dimmi, 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 dimmissimo. Però sì, no, Vlahovic è consigliatissimo, anche contro il Milan, insomma, può far male. Parlando, dicevo, di epiloghi, si dice così? Sì, penso proprio di sì. Davide Cipolle che ci saluta, ci chiede: la Roma può andare a vincere l'Europa League, secondo te? Allora, io ho detto una cosa, adesso ci sono tante squadre in Europa League anche interessanti, e l'Europa League è forse la competizione meno scontata tra le due europee, ecco, perché ci sono tante squadre magari anche meno blasonate, ma che dicono sempre la loro e quando devi andare a giocare sul loro campo si fa sempre molta fatica. Adesso siamo arrivati a un punto, agli ottavi, dove ci sono comunque anche tante squadre che sono uscite dalla Champions, vedi Manchester, vedi Shakhtar. Cioè, se non sbaglio, c'è ancora l'Arsenal in corsa. L'Arsenal sì che si gioca contro l'Olympiacos il passaggio del turno 1-0 adesso fuori in casa sta perdendo, ma nel complessivo è 3-2. Quindi, comunque, anche l'Olimpia è una squadra che viene dalla Champions. Quindi, insomma, sono squadre toste. Io ho detto la mia qualche giorno fa, parlando con un collega, ho detto che secondo me la Roma e il Milan avessero eliminato Shakhtar e Manchester United avrebbero avuto possibilità buone di arrivare fino in fondo, perché comunque Shakhtar e Manchester le reputavo e le reputo comunque le due squadre favorite, soprattutto il Manchester, perché comunque è Sì. una squadra secondo me molto molto forte. Poi si recupera anche i vari giocatori che ha fuori, Pogba, Van de Beek, Cavani, insomma parliamo di giocatori top, quindi Sì. è una squadra veramente molto forte. Il Milan dovesse fare l'impresa, dovesse superare il turno, potrebbe veramente arrivare fino alla fine, e così anche la Roma. La Roma, se non sbaglio, ha passato il turno, aveva vinto 3-0 in casa e non so cosa ha fatto stasera. Stavo seguendo, ma era 0-0. 2-0 all'81esimo. Sta 2-1, vincendo. scusami, sta vincendo 2-1 con doppietta di Majoral, tra l'altro. Quindi sì, la Roma sta facendo comunque vedere che forse sta spostando molto di più l'interesse sull'Europa League, visto che ha la possibilità di poter andare avanti, ecco. Sì, l'impressione è proprio quella. E noi, come ce la giocheremo nel weekend fantacalcistico? Incrociamo le dita sia per la tua squadra, sia per la mia, sia per quella degli amici che ci hanno seguito. Simo, è sempre un piacere fare le chiacchierate con te di questo, in questi giovedì di calcio, fantacalcio e di mondo primavera. Dico la stessa cosa, quando si parla di calcio, di giovani, di fantacalcio, insomma, starei qui ore a parlare, infatti la nostra mezz'ora vola sempre molto veloce. E l'allunghiamo anche, perché arriviamo ai 40. Sì, diciamo che stiamo un po' sforando la mezz'ora, quindi stiamo cercando piano piano di andare sempre oltre quella mezz'ora che ci siamo imposti all'inizio, però va bene così, insomma, arrivano le domande, quindi il bello è anche questo, no? Il bello della diretta è che non ti puoi fare mai previsioni, quindi è bello questo. Arrivano domande su fantacalcio, domande sui giovani e noi chiaramente rispondiamo a tutti, cerchiamo, o meglio, cerchiamo di rispondere a tutti e di aiutare anche come si dice, Nelle scelte migliori. nelle scelte migliori per il fantacalcio. Quindi insomma è un po' così, però cerchiamo di dare tutto il nostro aiuto. E nell'aiutare i nostri amici, li salutiamo ricordando che potranno vedere tutto il panorama di quello che succederà nel weekend sui ragazzi della primavera su mondoprimavera.com. Esatto. Bravo, Peter. E invece tutto quello che riguarda invece le domande di Fantacalcio, domani ore 18:30 in diretta sul nostro canale Instagram di Più3 Fantacalcio, a vostra disposizione come sempre. E proprio in estremis arriva il saluto del mio avversario al Fantacalcio di questa settimana. Ciao Mastro Fanta, lo so già che vincerai tu questa settimana.
la gufata finale e ci salutiamo. Simo, grazie di essere stato con noi. Un saluto a tutti i fantallenatori. Buona Grazie a te Pietro, come sempre. Ciao a tutti. Ciao ciao. serata. Altrettanto.